Ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Questo video, come avete appunto letto dal titolo, sarà un video svuota la spesa. Nel frattempo mi sono fatta un caffettino macchiato. E dunque, questo sarà appunto uno svuota la spesa. Sono appena rientrata a casa. Insomma, ho fatto un pochino di spesuccia al Conad. Poi vi faccio vedere anche delle piccole novità. Alcune insomma già le conoscevo, mentre altre per me sono nuove, quindi poi le andrò poi a provare, vi farò poi nel caso sapere. Volevo però farvi vedere prima delle cosette che ho acquistato all'Eurospin. Ho preso delle cosine di beauty molto molto interessanti. Rieccovi. Allora, non so se avete visto il video, quello appunto della, insomma, della routine, no, della routine, scusate, della skincare. Lì vi mostravo, insomma, che mettevo appunto il tonico, però non mi trovavo per niente bene. E ho voluto provare, siccome ho già provato la crema di questa linea e mi sono trovata veramente molto bene. Vi giro così è meglio. Ho voluto provare anche insomma, il tonico che è appunto della linea Fior di Magnolia, eccola qua, della linea Eco Bio Cosmesi. Questo è un tonico viso bio riequilibrante con estratto di magnolia, malva e rosa damascena. Vediamo la profumazione perché ovviamente non ho aperto. Buono. Devo dire, molto delicato. Poi la cosa che mi piace, vedete, ha praticamente il forellino, veramente molto comodo perché quando non ce l'ha, praticamente ne esce veramente troppo. Allora, questo se non erro l'ho pagato 1,69 euro. Vediamo un attimo. Sì, tonico sono 150 ml, 1,69 euro. Ok, dopodiché ho acquistato sempre all'Eurospin, sempre della linea Fior di Magnolia, questo scrub viso esfoliante. Eccolo qua. Non so se magari qualcuno di voi l'ha già provato, fatemi sapere giù nei commenti se vi è piaciuto, come vi siete trovate. Allora, questo ragazze l'ho pagato, andiamo un attimo, 1,99 per 150 ml. Devo dire che è un ottimo prezzo. Adesso dobbiamo. Scusate che c'è la mia bimba che sta vedendo qualche cartone, un attimo per tenerla occupata. Mi serviva insomma uno scrub viso perché in realtà io prima usavo, però mi è terminato, quello lì della Garnier. Quello lì appunto della Garnier, della linea Skin Active, però mi è terminato, sono stata insomma qualche tempo senza e adesso voglio insomma provare un nuovo prodotto, perché mi piace insomma testare nuovi prodotti. Questo qui dice con scorza d'arancia e granuli di pomice, con estratti di fiori di ciliegio giapponese e foglie di papaya, detersione profonda e delicata. Devo dire la verità ragazze, mi ispirava. Il profumo è molto buono e stavo pensando, vediamo un attimino com'è la. Beh, effettivamente li sento sotto pelle i granuli, li sento veramente tanto. Vediamo, la profumazione è molto buona, devo dire la verità, mi piace molto. Questo profumo di arancia, molto buono, però è delicato. Vediamo dopo come risulterà la pelle. Ovviamente vorrò farlo, insomma andrò a farlo penso una volta a settimana. Comunque fatemi sapere giù nei commenti se l'avete provato anche voi. E poi ho preso altre due o tre cosine al Maurice, però vi faccio vedere questo qui al Maurice, della linea appunto Seta Blu, lo smalto trasparente, made in Italy, insomma uno smaltino semplice pagato 0,99. Poi ragazzi, una cosa che vi voglio consigliare, che se comunque avete visto i miei, io ho fatto anche qualche video, insomma qualche tempo fa per quanto riguarda i prodotti terminati, volevo consigliare magari a mariti, insomma per i mariti o magari se c'è anche insomma qualche uomo che ascolta questo deodorante Dove Men Care, che ragazze è ottimo. Mio marito lo usa tantissimo, io lo uso, va, finisce, lo ricompriamo, veramente ottimo, ottimo. Ci sono diverse profumazioni, questa dovrebbe essere la sua preferita, dovrebbe perché lui prendeva sempre quella, poi non c'era, gliene ho presa un'altra, non le è piaciuta, questa dovrebbe essere praticamente quella prima che gli piaceva tanto.
È molto buono perché appunto dura 48 ore, infatti praticamente la sera ancora l'odore del deodorante, e poi non è un deodorante ma è praticamente un profumo. Questo qui l'ho pagato, devo dire che ha un ottimo prezzo al Maurice, perché costa sempre sui 2 euro, 2,50 euro alle altre parti, mentre al Maurice ho pagato 1,79 euro. Ok, quindi questi insomma erano i prodottini beauty che volevo farvi vedere. Adesso passiamo un attimino alla spesa vera e propria. Dunque, al Conad, scontrino, ho speso in totale 38,56 euro. Io ho fatto diciamo una spesuccia settimanale, considerando che avevo già delle verdure e della frutta, quindi insomma non ho preso tantissime cose di frutta e verdura. Ragazzi, per me è stata una piacevole scoperta, quindi l'ho voluto riacquistare perché avevo in mente di fare qualche vellutata, qualche passato. Vediamo un attimino. Ho preso questi mini crostini con olio d'oliva, mi sono piaciuti veramente tanto. Poi sono 100 grammi, però dentro ne escono veramente tanti perché sono piccini piccini, quindi insomma conviene insomma metterne, che so, 4 5, insomma 6 7 nel piatto con la vellutata. Veramente insomma un'ottima soluzione. E questi poi tra l'altro costavano 1,10 euro, quindi un ottimo prezzo. Poi ho acquistato, da tenere insomma sempre in dispensa, questo pane, questo qui del Conad, pane, cereali e soia. Io preferisco più questo qui, ragazze, con appunto i cereali o integrale anziché quello bianco. Questo era in offerta 0,75. Poi ho acquistato un pochino di carne, questa qui per le bambine, che sicuramente gliele farò stasera appanate a cotoletta. Queste fettine scelte di bovino, di carne di chianina, questa pagata 2 fettine 4,36 euro. Mentre per noi ho acquistato queste fette di bovino adulto, che veramente mi piacevano molto ed avevano veramente pochissimo grasso. Come vedete hanno solamente questa parte centrale, pagate 3,87 euro. Poi ho acquistato questi Kinder Pinguì da far provare a Isabella e magari non so anche Beatrice al cocco. Siccome a Isabella piace il cocco, vediamo un attimino se le possono piacere. Ne sono 4, erano in promozione 1,59 euro. Insomma, vediamo un attimino se le possono piacere per le merende. Io diciamo, per quanto riguarda le merende, ragazze, io alterno sempre perché comunque Isabella, insomma, penso come anche tutti i bambini, comunque si stufano di mangiare sempre le stesse merende, quindi io ogni settimana le do una merendina diversa. Ho preso poi un pochino di mele qui al reparto appunto della frutta, 1,31 euro, sono le mele Fuji, 1,29 euro al chilo. Ho preso insomma poco più di 1 chilo. Poi ho preso questi crackers sempre per le merende alternative, magari fuori casa. Questi crackers con pomodoro e grana padano DOP, sono 10 confezioni e questa era in offerta se non erro 1 euro. Poi ho acquistato, siccome a lei piace tanto, ogni tanto glielo do anche a Beatrice, questi baby tè dei tei nati, questa qui della San Benedetto. Siccome la San Benedetto mi piace molto, ogni tanto glieli prendo, pagati 0,69 l'uno. Poi per le bambine, siccome non riesco a trovare più il Parmareggio, quello stagionato 30 mesi, non so, forse non lo riforniscono da tanto, non so che è successo. Comunque in alternativa io prendo questo qui, il Verso Natura Bio, parmigiano reggiano DOP. Le avevo preso il grana, però il grana praticamente quando glielo metto nella pastina si va a fare una tipo insomma, una pappetta e praticamente si fa a pezzi e quindi Isabella proprio non lo mangia, e quindi assolutamente il parmigiano. Poi ho preso cotolette di pollo, queste qui in salvacena da tenere al freezer, io una di queste ce l'ho sempre, sono pratiche. Poi uno di solo di questo perché ce l'avevo già, altri i cremosi del Conad, questo qui yogurt intero pesca albicocca, ci piacciono veramente tanto, costano solo 0,64 centesimi, quindi veramente un ottimo prezzo. Tra l'altro comunque non ha nemmeno tutti questi ingredienti malvagi, infatti qua dice yogurt di latte intero, preparazione di frutta 15%, concentrato di pesca 46%, albicocca, purè di albicocca 23%, amido modificato, insomma
non ha ingredienti particolari. Poi ho preso 2 litri, un altro sta nella trabusta, di questo latte più tempo del Conad, che sta al reparto fresco, insomma è un latte fresco però che dura un pochino più tempo, appunto. Eccola qui l'altra confezione. Poi ho acquistato per la moca questo qui del marchio Conad, gusto e aroma, in offerta a 1,49 €. Poi una bella rete di arance, eccole qua, queste sono Navel, 1,5 kg pagate 2 euro. Poi sempre per le merende fuori casa, siccome piacciono a tutte e due molto, ho preso questi simil, diciamo, oddio, com'è che si chiamano? Tuc, ok, qua li chiama Zac, appunto del marchio Conad, dice cotti al forno senza grassi idrogenati. Sono 3 confezioni da 100 grammi pagati 1,40 €, 1,30 €. Ok, poi ho preso un po' di pollo, questo qui, filetto di pollo. Questo al prezzo fisso solo 3 euro, sono 400 grammi. Io spesso questo qui lo vado a tagliare a cubetti, o lo infarino, appunto lo faccio insomma un po' di scaloppina, insomma lo faccio arrostito, dipende, però di solito lo vado sempre a fare a cubetti. E a volte glielo faccio anche alle bimbe a mo' di nuggets. Poi ho preso un pacco di farina 00. Questo ho pagato solo 0,49 € ed è appunto 1 kg, perché mi è terminata la farina, insomma se c'è qualche dolcetto, qualcosa di fa da fare, insomma la voglio avere sempre. Poi ho preso queste fette biscottate ai cereali, allora per la mia colazione, perché io in realtà prima andavo a mangiare sempre quelle integrali, poi una volta ho voluto provare quelle al malto d'orzo, che le trovai in offerta all'Eurospin, buonissime, e poi sono praticamente confezionate insomma con dei pacchettini da 4. Poi mi sono trovata al Conad, mi servivano, io ho preso quelle del marchio Conad, non le fanno al malto d'orzo, le ho prese della Mino Bianco. Solo che dal Mino Bianco sono buone, per l'amore di Dio, però siccome ci sono appunto in quei pacchetti lunghi, quindi insomma ci fai più volte, più mattine, devo dire la verità che stamattina insomma non erano più friabili, quindi preferisco i pacchetti piccoli, e quindi mi sono dovuta diciamo accontentare di queste qui ai cereali. Sono molto buone e hanno appunto insomma attorno tutti i cereali, queste erano in offerta 1 euro. Poi ho preso una confezione di questo latte per Isabella intero, fresco. Poi una confezione di pasta, questa insomma sia per le bimbe che per noi, di risoni, questi qui 0,39 €. Ragazze, la pasta del Conad provatela perché è veramente molto molto buona. Poi una confezione di questo tonno al naturale del marchio Conad, che è molto buono, 2,09 €. Ve lo straconsiglio. E poi una novità, ragazzi, ho voluto provare questa nocciol crema, non l'ho mai vista in realtà, fondente, qua dice senza olio di palma, sono ben 400 grammi e vi volevo un attimino leggere gli ingredienti. Ok, vi volevo leggere gli ingredienti perché sono veramente ottimi. Qua dice ingredienti, vabbè, olio e grassi vegetali non idrogenati, olio di semi di girasole, burro di cacao, zucchero, cacao magro in polvere 28%, nocciole 12%, latte scremato in polvere, emulsionante, lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia. Quindi veramente insomma di ingredienti, insomma pochissimi ingredienti. Questa appunto è una crema fondente, sono 400 grammi e pagate, ragazze, nemmeno 3 euro, 2,98 €. La voglio provare e poi vi farò sapere. Eccola qua, nocciolata, nocciol crema fondente, magari per quelle mattine insomma da spalmare un pochino sulla appunto sulle fette biscottate. E poi questa marmellata del marchio Conad Amarene, che io in realtà preferisco quella lì dell'Eurospin, che ha il 70% di frutta, però mi trovavo lì, ho preso questa. E nulla, ragazze, questa era tutta la mia spesuccia, spero che vi sia piaciuta, insomma che vi ho fatto anche vedere qualche novità beauty dell'Eurospin, e mi raccomando fatemi sapere nei commenti se avete appunto provato questi prodottini qui dell'Eurospin, quindi lo scrub e il tonico della linea Fuori di Magnolia. Fatemi sapere come vi siete trovate e io vi mando un bacione grande grande. E poi volevo, non in ultimo, ringraziarvi per le iscrizioni al canale. Piano piano il canale sta crescendo, sono veramente molto contenta, quindi vi mando
un bacione grande ad ognuno di voi e mi raccomando, se magari non sei ancora iscritto, iscriviti al canale. Vi mando un grosso bacio, ciao ragazzi!